Buongiorno a tutti, in questo video andremo a vedere come è possibile realizzare un semplice collegamento di un sensore alla nostra centrale. Andremo a utilizzare soltanto 4 fili, 2 per l'alimentazione e 2 per il contatto di allarme. Utilizzeremo un cavo come questo, cavo di allarme, schermato, questa è la sua calza, un gruppo di 3 fori a contatto diretto con la calza, 4 fili di sezione 0,22 per i contatti, e 2 fili per l'alimentazione di sezione 0,5. Nel nostro sensore volumetrico andremo a utilizzare i 2 morsetti di alimentazione, più o meno 12 volt, e solamente 2 dei 3 morsetti del relè di allarme. E precisamente andrò a utilizzare l'NC e il C. Quando questo sensore è a riposo, l'NC risulta chiuso e viene aperto quando il sensore va in allarme, mentre l'NO lavora al contrario, aperto quando è a riposo e chiuso quando è in allarme. Utilizzo proprio l'NC e non l'NO per lavorare in sicurezza, perché nell'eventualità che il cavo venga danneggiato volutamente o accidentalmente, la centrale vedrà sempre il sensore in allarme, mentre se l'avessi collegato sull'NO a circuito interrotto, la centrale lo vedrebbe sempre a riposo. Quindi è meglio un allarme di troppo che nessun allarme. Questo è il collegamento realizzato. Potete vedere il nero e il rosso danno alimentazione, mentre il giallo e il verde è stato collegato rispettivamente nell'NC e C del nostro relè di allarme. Ora andiamo a fare il collegamento sulla nostra centrale. Questi sono i morsetti della nostra centrale. I morsetti che andremo a utilizzare saranno il 16 per l'alimentazione a 12 volt, alimentazione ausiliaria, la massa del terminale T1, il 17, e il T1, il 18. Questo è il collegamento realizzato in centrale. Come potete vedere, il negativo dell'alimentazione è stato preso dalla massa del terminale T1, per cui il filo nero e quello verde costituiscono un unico nodo con il morsetto 17, ovvero il morsetto 17 della centrale e i 2 morsetti del sensore, che sono il comune del relè e il negativo di alimentazione, costituiscono un unico nodo. Ora vedremo come è possibile evitare il collegamento diretto del morsetto C del sensore alla massa del terminale T1, realizzando il nodo sul sensore stesso. Andiamo a fare una piccola modifica sul nostro sensore. Come potete vedere, ora il morsetto C è collegato al negativo di alimentazione tramite un ponticello realizzato con uno spezzone di un paio di centimetri del nostro filo verde. Con questa modifica, per collegare il sensore alla centrale sono sufficienti solamente 3 fili. Anche in centrale è stato eliminato il filo verde. Questo collegamento è del tutto equivalente a quello realizzato in precedenza. Nel prossimo video realizzeremo un collegamento bilanciato.